Carovane di nomadi appostate su piazzole di fortuna hanno visto tra Natale e Capodanno bivaccare a Magrè, situazione non nuova per Schio che deve fare i conti anche con alcuni furti denunciati in vari appartamenti. In quel periodo lo stazionamento abusivo è un tema che si ripropone periodicamente, tanto da preoccupare i cittadini che assistono ai posteggi principalmente a lato di via Pista dei Veneti. La questione è stata presa in mano dal capogruppo di città, Schio Città, Alex Cioni, che ha voluto depositare una mozione in Consiglio Comunale per risolvere definitivamente questa incognita. L'idea del consigliere è di installare una barra all'ingresso della piazzola che impedisca ai mezzi, oltre una certa altezza, di potervi entrare. La presenza di nomadi, più o meno diversamente stanziali, si legge nella mozione di Cioni, persiste nell'area di perequazione di via Pista dei Veneti ed è culminata nei bivacchi che hanno avuto luogo nei giorni di Natale, con il consueto abbandono di rifiuti, tra cui una bombola del gas, da comportamenti poco propensi al rispetto della civile convivenza. Nel gennaio di un anno fa Cioni fece la medesima proposta, che successivamente venne ritirata a causa della presenza di due cabine elettriche che, a detta del sindaco, non avrebbero permesso di intervenire in tal senso per non ostacolare il passaggio dei mezzi della società proprietaria delle cabine. Il capogruppo di Schio Città Capoluogo un anno dopo rilancia: collocare all'ingresso delle vie di accesso queste sbarre sia l'unico modo per risolvere, almeno in questa zona della città, i periodici bivacchi dei nomadi. Ad un anno di distanza sono convinto che si possa procedere interessando preventivamente la società proprietaria delle cabine elettriche al fine di trovare una soluzione concordata che consenta agli addetti dell'Enel o a chi per essi di avere libero accesso con i propri mezzi. Non possiamo lasciare che una mera questione tecnica, superabilissima con una chiave, ci impedisca di dare risposta efficace ai cittadini di Magrè.